Udite, udite, il vostro Sius è qui per annunciarvi che da questo episodio incredibile voi vedrete il nuovo Sius, il Sius 2.0. Damn! Il cameraman ha fatto un lavoro incredibile perché Sius è cambiato radicalmente. Poi chissà se cambierà ancora in futuro, però intanto godetevi il nuovo Sius, guardate. Ovviamente adesso il polpo in testa glielo leva, perché ok che lo mettiamo nel DLC, però adesso voglio vedere la capigliatura di Sius, tutto bello, guardatelo, arma nuova, armatura nuova, e ha fatto una marea di livelli Sius. E adesso a capitale ce la prendiamo noi, ragazzi. Buon Gododay e bentornati incredibile in un nuovo episodio di Elden Ring. Pazzesco, incredibile e assurdo, per svariati motivi incredibili. Come vedete, il Sius di Elden Ring è cambiato un pochino rispetto al video scorso. Ne sono successe parecchie, è passato pure un bel po' di tempo. Cioè, ragazzi, siamo a livello 92. Ci siamo lasciati, mi pare che nell'altro episodio eravamo tipo livello 60. Poi probabilmente cambierà ancora, perché a livello di design non è mai nella vita come lo vorrei. Vorrei che avesse sempre qualcosa del piromante, quindi probabilmente gli cambieremo anche il set e le armi pure. Ripeto, io voglio la lancia arborea, quella con la trivella. Ma sicuramente Sius, come abbiamo detto all'inizio della serie, tenderà ad avere lancia, le abbarde. E come potete vedere, oggi iniziamo a usare le lance. Dopo 12 episodi possiamo cominciare a cambiare arma. Incredibile, però tranquilli, la labarda del godo la porteremo fino alla fine. E voi direte, come hai fatto a fare 30 livelli? Easy. Come vi avevo detto l'altra volta, vedete che Varre non c'è più. Ho fatto la missione di Varre. Mancava il finale, cioè prendere il sangue di una vergine delle dita. E ci sono andato qui, nella chiesetta dell'inibizione, nel villaggetto di quelli che sono tutti fuori da testa. Ci ha invaso Vike. E infatti abbiamo pure la lancia di Vike, che lo sapete, in futuro magari la potremmo usare, perché a me è sempre piaciuto il fatto che da, sai no, causa follia, però non lo so, però è una lancia, quindi a Sius piacciono le lance, quindi chissà se in futuro la useremo. Ho portato il fazzolettino intriso di sangue a Varre e ci ha regalato l'oggetto più rotto del gioco, perché è quello, medaglia del cavaliere di sangue puro, che conoscerete benissimo tutti. Questo è un teleport per la zona di Mog, e voi direte, che c'è sta di bello da Mog? Semplice, c'è il farm più importante di tutto il gioco. Nel tempo che tu uccidi il drago qui fai 200 livelli. Il famoso farm del piccione, dove tu lanci una freccia e il piccione cade di sotto. Ve lo faccio vedere, ma lo conoscerete tutti, a meno che non avete iniziato a giocare la terza del Elden Ring. Eccolo qua, questo è il farming più importante del gioco. Voi fate così, sparate una freccia e lui cade di sotto. Vi sedete e fate tipo 11.000 anime senza buff. Questo è il farm più efficiente del gioco. C'era ai tempi miei, quindi figuratevi se non è rimasta questa cosa qui. Infatti io avevo 5 zampette gialle di gallina, le ho usate tutte e 5, ho fatto 30 e passa livelli, incredibile. Senza anello di Radagon, mai più. Non lo voglio più vedere quell'anello per un po'. Negli ultimi episodi sono morto troppe volte per colpa di quell'anello, perché speravo di sbloccare questo farm prima, però non ci sono riuscito prima, ormai l'abbiamo sbloccato adesso, ma va bene così. Comunque abbiamo, ho portato su vitalità, così abbiamo 1000 di vita, abbiamo 100 di mana, perché giustamente, come potete vedere, finalmente Sius ha iniziato a usare gli incantesimi draconici. Abbiamo quello di Gela, abbiamo quello della Marcescenza, che sono i più forti del gioco. Piano piano ci compreremo pure tutti gli altri. Poi gli ho lasciato il veleno, perché mi diverto usare il veleno. Due piromanze e i sassolini, che vabbè, non si può mai sapere. Polpo in testa, ormai saprete che lo useremo, dato che me l'avete scritto pure voi, che sono stato veramente sculato a trovarlo. C'è gente che non l'ha mai trovato. Mi è piaciuta l'idea di usarlo nel DLC, quindi nel DLC useremo polpo in testa. Quindi per adesso il polpo in testa lo leviamo, ok? Perché il nostro Sius è bello così. E poi a livello di armi, come vedete, c'è stato una rivoluzione Sius. Useremo finalmente il sigillo della comunità dragonica che ho portato a più 2. Ho messo lo scudo d'ottone pesante perché mi piace da morire, l'ho usato tantissimo nella prima rana e quest'altro mi faceva cagare. E poi la rivoluzione è stata il portarmi su due partigiane per avere la dual di partigiane, perché sinceramente la dual di alabarde è divertente. Salti, schiacci e fai cose incredibili, è molto divertente, però ti serve equilibrio, non c'è un cazzo da fare, ragazzi. Non che adesso abbiamo una marea di equilibrio, però un minimo, forse un colpo lo reggiamo. Questo mi rende molto più aggressivo nel gameplay, come vedete, sono divertentissimi da usare, lo usate veramente tanto. Ok, questi non hanno un equilibrio assurdo, però guardate. Un colpo. Ok, rispetto a prima. Sono velocissime, mi divertono veramente tanto. Usiamo lui come cavi, anche se proprio sono fortissimi. Come vedete, una partigiana è di ghiaccio, perché volevo avere lo status di ghiaccio. E nell'altra gli ho messo una cosa figa, questo qui. Gli ho messo l'impalamento Sius. Questo qua. Fatta questa introduzione, cosa faremo in questo video di oggi? Incredibile, pazzesco e assurdo. Allora, prima cosa, tavola rotonda. Perché abbiamo sbloccato il nostro Red Phantom Sius. Have you ever felt good?
with your whole being, the pox upon life itself. Feared. È un personaggio veramente assurdo. You no longer interest me. Non ho più interesse per te. I've been long without peace. I asked you not to be thankful of the whole, so it is all that keeps you. Oggi ci toglieremo un paio di soddisfazioni. Allora, intanto io direi di eliminare un bel po' di nemici fastidiosi che ostacolano il potere di Sus. Quindi io inizierei intanto da eliminare. Iniziamo dalla sentinella draconica che sta a guardia di questa capitale incredibile, pazzesca e assurda. Vi ricordo che quell'affare era debole alla marcescenza. Quindi lo purgheremo con la marcescenza fin quando non morirà e gli daremo ogni tanto qualche colpetto. Ovviamente la partigiana non è mai nella vita una delle lance più forti di Elden Ring, però ce ne avevo due, ho detto, sai che ti dico, per provare. Allora, qui c'era una gran festa, allora adesso vi farò vedere la potenza incredibile del ghiaccio Sus, che dite? Pronti? Yeah! Beh, che dire? Oh yeah! Proveremo quanto equilibrio toglierà... Ok, un colpo non basta, questi cosi. Ok, neanche due colpi. No, volevo vedere quanti colpi servivano per buttarlo giù questo. Niente, ok. Mazza ragazzi, quattro colpi? Ok. Perfetto. Bene, e abbiamo fatto la prima cosina. Ora, proveremo a eliminare quella creatura veramente terribile. Non mi ricordavo mai nella vita questa cosa. Ah, ma per forza! Salute in forma... Ma sei un patato! Vorrei purgare questo affare, ma dai, non me lo ricordavo questa cosa. Vediamo un po'. Non si è presa la marcescenza sto coso? Mo? Mi sa che l'hai presa, mo? Avveleniamolo pure, va? Non sei possibile. Eccolo. Con calma. Ma lo sta distruggendo proprio. Eh già. Dai. Ma sei fortissimo. Alla grande. GG. Non mi ricordavo mai nella vita che si potesse evocare lui. Zero. Non avevo memoria di questa. Io mi ricordo che lui c'era, ditemi voi, contro il drago di magma. Vero? Allora, io qui sinceramente ci andrei la prossima volta, perché qui cominciamo a entrare nella capitale e lo faremo nel prossimo episodio. Però mi serve di eliminare qualcuno per fare un livello. Quindi qualcuno che vuole morire adesso? Allora, bene, questo è stato il nostro primo obiettivo. Ora elimineremo anche le altre guardie. Elimineremo il gargoyle, ragazzi, faremo delle stragi oggi che non avete idea. Me lo ricordavo questo. Da sola per salvare la scopo della mia esistenza. I shall leave Torrent. I wish you luck. You have fought, I have no doubt. You will become. No. Porterei su, che dite? Facciamo vita, dai. Poi piano piano portiamo su sempre mente, tempra, voi. Adesso siamo livello 94, i livelli sono sempre più sus. Eliminiamo il gargoyle se ci riusciamo. Allora, vediamo quanto danno faremo col ghiaccio a questo affare. Questo ovviamente non è mai nella vita. Allora, mi serve che me lo distraggano gli scheletri. Ok, distraetelo un attimo, fantastico. Possibile che non sente il ghiaccio? Mi sa che non sente il ghiaccio sto coso. O ha una resistenza assurda? Come vedete ragazzi, gli scheletri cominciano a essere forti, eh? Ok, con calma. No, quello magari evitiamo. Ah no, che pensavo fosse l'attacco sus. Ok, non lo vedo niente. Questo è assurdo. Vai, quello ci sta, è un attacco veramente figo. Perfetto. Molto bene. Ah no, solo la grandascia del gargoyle. Che delusione. Adesso, altra cosa divertente. Proveremo a eliminare le due guardie. Allora, loro, secondo me, come il loro amichetto Lily, soffrono tantissimo
il respiro marcescente. Quindi il piano è aggrarne ovviamente una. Ecco. Sì, ok, gliel'abbiamo messo. Ok, fantastico. Bene. Molto bene. Tra l'altro non mi ricordo mai la vita che droppavano queste cose. Già. Mannaggia. Lo so, è brutto, eh. Già. No, dai, era il finale perfetto, mannaggia. Ok. Addio. No, dai. Perfetto, meno una. Ora, stessa cosa, però con la sua amichetta. Ma se invece di sparargli una freccia partiamo cattivi proprio, vediamo un po'. Che dite? No, non gliel'abbiamo attaccato. Dai, marcescenza per te, gioia. Fantastico. Bene così. Ah sì, ha un moveset diverso, è vero, è diversa. Figo! Dai, non me lo ricordavo, ti colpisce con la torcia. Ah, che carina. Bella marcescenza, ragazzi, sta facendo il suo sporco lavoro, eh. Cioè, davano un po' di aria, però poi mi sta venendo in mente che non droppavano niente di interessante, se lo volete. Oh yeah. Ok, bene. Molto bene. Ah no, vedi, runa di eroe e lo scudo davano. Vedi, ok, no, davano qualche cosa. Ok, non è stato proprio inutile. Molto bene. La prima cosa che vi siete persi del mio farming per far diventare Susso leggerissimamente meglio è stata ammazzare Vike. Però, ripeto, non è stato un combattimento incredibile. Direi che ci siamo. Allora, parliamo un attimo con la nostra tartaruga bellissima. Studia stregonerie. Ecco, lui vendeva un sacco di cose assurde che, vabbè, mo non è che mi metto a comprarle tutte. Vabbè, ci compriamo questa. Queste costano un botto, poi le comprerò piano piano. Questa ce la compriamo, 4.000. Oggi Susso è di buon umore, eh. Vi ho fatto pure la intro carina. Ecco, loro li vorrei un giorno farmare tanto, perché loro hanno questa alabarda assurda che effettivamente sarebbe anche questa carina per Susso. Ripostino, signore. Già. Droppino. E quando? Però la droppano, ragazzi, ve lo giuro, l'avevo droppata quella cavolo di alabarda gigante. Allora, questa, se non sbaglio, era per andare a Nocoron, giusto? Ricordo bene? Però sono contento, questo episodio mi sta piacendo veramente tanto. Sono contento di questo Sus 2.0, mi piace tantissimo. Allora, intanto vorrei fare un test. Quanto danno faremo a queste formiche? Ah, molto bene. Questo non era nei miei piani. Allora, quanto danno faremo? Ah, beh, ok, ok, vabbè. Ok, allora si può fare, vabbè. Oh yeah. E si muore, si muore, si muore. Me lo ricordo di te infame. Mi piace tantissimo. Pure una mano la partigiana regala soddisfazioni. Sus. Come vedete queste magnano. E quanto magnano? Uno, due. Sì, qua ci sono le rovine Sus con questi simpatici amici barbuti. Ma guardate quanto ci sta bene la partigiana con quei pennacchi là che sono dello stesso colore del mantellino sul collo di Sus. Mi piace tanto. Allora, questi sono i nostri amici Clayman, incredibili. Tra l'altro loro, insomma, erano fastidiosi perché loro ti aggravano, incredibile. E con il loro equilibrio infinito ti distruggevano. Ovviamente noi adesso non perderemo tempo a eliminare i nostri amici Clayman. Poi ripeto, qua sono zone che ci tornerò a esplorarle. Ah, è vero, qui c'era la brutta farfalla brutta. È vero. Ok. Mappa. Se amico mi regali qualcosa di bello, acquista. Questo vendeva. Vabbè, ora ci vendiamo questo, ci vendiamo questo. Intanto abbiamo preso la mappa, che era il mio obiettivo. La mi sa che sto dicendo una cavolata. Qui si andava un altro boss draconico. Quello mi pare che aveva una specie di alabarda, quella del fulmine e del ghiaccio, che era molto bella. Però non era dove volevo andare io, quindi no, è inutile, qui ci andremo un'altra volta. Allora, per concludere l'episodio, c'era un altro avatar dell'albero madre, che avevo visto ma non l'avevo eliminato. Ma quanto è bello, chi è che non vorrebbe una testa così in giardino? Io, cioè, come fai a non averla? Ora, bevutina.
e purgheremo quest'albero incredibile con il ghiaccio pazzesco e assurdo, perché penso che la marcescenza non gli faccia niente a sti cose, quindi ghiaccio time baby. Eh sì, l'abbiamo bello congelato. Oh yeah, il potere da partigiano. Yeah, yeah. Allora, vedete l'attacco caricato quanto gli fa? 212, vabbè. Torrent, è il momento di fuggire. Yeah, oh yeah. Con i loro attacchi sacri incredibili. Oh. E si corre, si corre, si corre. Ok. Bene. Molto bene. Direi che questo episodio glorioso può finire qua. Mi ritengo veramente soddisfatto. Che dite? Volevo ammazzare pure un altro nemico. So come concludere l'episodio, dai. Andremo a eliminare il Godric dei poveri 2.0 e prenderemo il nostro primo trinket leggendario e lo metteremo a sus. Ecco come concluderemo l'episodio incredibile di oggi. Ammazza quanto è duro. Ok. No, ma secondo me il ghiaccio lo sente sto coso. Pronti? Ghiaccio time. Sì, lo sente come il ghiaccio. Sì, lo sente, lo sente. Godfroy l'innestato. Opla. Oh yeah. Che bello. Oh, t'ho detto che mi ricordavo che si poteva spaccare equilibrio. Dai. Che figo, aveva a fondo, ma dai, non me lo ricordavo. Ecco fatto. T'ho detto. Ciao ciao. Grazie Godfroy. È stato bello. Figo figo. Va bene. Eccolo qua, icona di Godfrey. Prossima volta andremo nella capitale Sus, sconfiggeremo Morgoth. Il godo sia con voi, ci vediamo la prossima volta.